Siamo con Carmine Verona di Valencia Partigiano al termine del primo match di questo nuovo TAM. Purtroppo è arrivata una sconfitta contro l'Atletico Madrid per 12-1. Allora, Verona, un esordio shock negativo da parte della vostra squadra. Vi conoscevate poco, la prima esperienza in questo torneo e credo anche in altri tornei. Ti chiedo come mai questa prestazione così sottotono stasera. Onestamente me lo sto chiedendo anch'io. Non è che non abbiamo giocato proprio, il risultato forse è troppo bugiardo, non tanto forse, però alla fine, come già è stato detto, con alcuni non mi conoscevo per niente, nemmeno di vista, e spero che man mano possa andare un po' meglio anche a livello di gioco fra di noi. Io do un parere sulla tua prova di stasera. Naturalmente il risultato, diciamo, condiziona anche le prove dei singoli, però magari tu personalmente, volendoti dare un parere tuo personale sul tuo match. No, onestamente sono abbastanza giù atleticamente. L'unico gol che ho segnato mi hanno buttato la palla addosso. No, a parte gli scherzi, bisogna un po' riprendersi tutti quanti. Io personalmente non sono stato per niente sufficiente stasera, ma penso, se non tutti, gran parte. Ok, grazie mille. Siamo con Di Meo e Iliano dell'Atletico Madrid Macelleria Mancino al termine del match stravinto contro il Valencia Partigiano per 12-1. Usciamo un po' di domande ai protagonisti di questo match. La prima domanda la faccio a Di Meo. Romeo, hai chiuso l'ultimo torneo qui con la vittoria delle contrade, ricominci con una bellissima vittoria, una grande prestazione, 12-1, il risultato parla da sé. È stato schiacciante, avevamo avvisato prima gli avversari di non spogliarsi nemmeno per evitare la brutta figura, però non ci hanno ascoltati. Poi loro avevano un grande attaccante come Leucio. Stasera stava la serie a rotelle. Hanno agevolato il nostro risultato. Poi noi la prima partita che facciamo insieme, ancora dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Va bene così. Chiedo una cosa al tuo compagno di squadra, Iliano. Sei fortunato. Abbiamo visto un leggero infortunio all'inizio gara. Tre sei mesi. Da 3-6 mesi. Al di là dell'infortunio, molti parlano comunque anche in considerazione di questa prima bella partita, che essere una squadra già puntata. Si chiama la Champions, si chiama l'Atletico nella Liga 6 primo, quindi noi abbiamo puntato direttamente alla migliore squadra. Volete essere un po' la sorpresa. 2 anni fa ci potevamo chiamare Barcellona, adesso si chiama Atletico, come questo. Ultima cosa, te la chiedo a te, un commento sulla prova del vostro cannoniere principale. Cosa di lui? In questo momento potrei leccare perché lui è il mio mistero, io come al solito lo faccio sempre. Lui ha un buon piede, però non lo so. È la testa che non parla. È la testa. Comunque dedichiamo la vittoria al nostro presidente, onorario, perché come presidente diciamo è Mancino che c'è, però il nostro presidente forever è Elio. La prima vittoria è dedicata a lui. Quindi dediche personali a Picone e a Mancino. Grazie mille ragazzi. Ciao.